E un calorosissimo e sincero boia de mau a tutti gli iscritti di Sala Giochi 1980. Ciao ragazzi, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, buonanotte a seconda di quando guardate il video. Siamo tornati alla nostra rubricona dedicata appunto alle cassette da edicola, rubrica che ha iniziato da un po' di tempo anche il mio carissimo amico Angelino. Angelo, insomma, sta facendo la stessa rubrica. Io sono veramente, veramente felicissimo perché lui ogni volta mi dice che ha iniziato a farla proprio dopo aver visto i miei video. Per me questo è un grandissimo, grande, enorme onore. Vi lascio il link in descrizione del canale di Angelo. Mi raccomando, andate sicuramente a fare un piccolo, a mettere un mi piace, mi raccomando, oppure a vedere i suoi video perché sono altrettanto belli. Oggi, ragazzi, siamo su Commodore 64 Play Games Top Play Games. Anzi, siamo nel marzo, pensate, del 1986, quando esce questa rivista con 7 giochi per CBM 64. E per 128, ragazzi, era il top del top. Diciamo che nell'86, diciamo, era il computer sicuramente più diffuso perché ancora stava arrivando l'Amiga, eccetera, eccetera. Però comunque sia, il 64 è stato veramente l'home computer definitivo per molti di noi. Io sono uno di loro, però ce ne ho avuti anche altri, ma tra cui il 64. Andiamoci a vedere l'editoriale, vediamo l'editoriale di questo numero, che è questa. Ve la ingrandisco e se provassimo a dare una bella fregatura a quei rivenditori di computer che cercano di infilarvi già da qualche mese il nuovo rack prodotto dalla Commodore per stivare al 64 il disk drive il registratore. Stiamo ovviamente parlando di quel mobiletto smilzo che viene dato in offerta se comprate il drive o la stampante. Insomma, qua era una piccola pubblicità. Invece Top Play Games ve lo offre non in vendita ma come idea, nel senso che vi insegniamo come farlo con pochissima spesa. Quindi, ragazzi, qua c'era anche un tutorial su come fare questa cosa, come costruisti un rack con 20.000 lire. I giochi: abbiamo il primitivo, il biscione, il gatto e topo, l'agente segreto, l'imbianchino, il prestinaio, che non c'ho idea di quello che significa, Kung Fu. E qua ci abbiamo appunto le rubriche: come costruirsi un rack con 20.000 lire, suggerimenti, un po' di musica 64, bersaglio mobile 007, Star Rank Boxing, il mercato di hardware e software, e poi la fascetta, un utilissimo riguardo da inserire nella vostra cassetta per caricare comodo e divertirsi meglio. Questa, ragazzi, era appunto l'editoriale di questo numero, di questo Top Play Games, ragazzi, abbiamo detto, del marzo dell'86. Primo gioco che andremo a provare in esclusiva qua per voi è il primitivo protagonista del gioco, che sarà Wonder Boy. Ma primitivo protagonista del gioco, un primitivo disposto ad affrontare qualsiasi difficoltà pur di riuscire a conquistare il fuoco. Munito solo delle sue abilità e astuzia, gli dovrà superare ben 7 schermate irte di pericoli. Quindi non credo che sia Wonder Boy. Nelle prime schermate dovrà avvicinarsi al vulcano evitando ragni, lava e labilli, poi dovrà procurarsi la legna necessaria a tenere vivo il fuoco evitando di farsi incenerire dai lampi. Infine, all'interno di insidiose grotte, dovrà armarsi di torce, ammazzare ben 6 16, non 1, 14, 13, 11, 16 ragni, saltare fossi infuocati e affrontare appunto un temibile animale prestoperico. Andiamo a vedere di che si tratta questo Premedeva. Eccolo qua, il cui nome originale è Fire Quest, ragazzi, la ricerca del fuoco, la ricerca della conoscenza. Adesso qua ce l'avrò tutto, vediamo come siamo messi ad audio. Vediamo. Il primitivo, attenti per il dimostrativo, F1 per giocare con la tastiera, sparo per giocare con la joystick, porta 2, commuta tra musica e effetti sonori. Noi lasciamo tutto così. Che Madonna è? Chi so io? Ehi, che è questo? È un attimo, la grafica c'è da capirla, eh? I ragni lì? E come fai? Come fai a scappargli via i ragni che ti vieni tutti addosso come se fossi infuocati, diavolari? Quando sale praticamente c'è un pixel rosso, non so se sia voluto, niente, dai, ma è impossibile. Ma io non posso fare niente, non posso saltare, non posso incazzarmi, bestemmiare, tirare il joystick. Sì, posso saltare. Sì, ma saltare un cazzo. Dai, no, ma è impossibile. Ma è buggato? È buggato, dai. Non è possibile che fosse così infame. Eh no, non è buggato, è proprio che è difficile. Questo livello di difficoltà 0-0, garbonella, come sempre dico, ragazzi, perché veramente è un'infamità assoluta. Chi c'è da Moise praticamente, via, salta, zompa, e il grillo del marchese sempre zompa.
E niente, qui siete via addosso a me, ha già mi ha fatto girare abbastanza i coglioni, ragazzi. Poi andatelo anche voi a provare per capire se sono io che non so proprio buono a giocarlo oppure se è veramente un gioco infame. Nel frattempo, o come dicono gli inglesi, in the frattemp, noi andiamo a vedere il biscione. Biscione che è il secondo gioco. Il protagonista del gioco è un biscione goloso di uova. Purtroppo il giardino in cui si muove è un vero e proprio labirinto dove è assolutamente necessario scegliere con estrema attenzione il percorso da fare. Ma come se non bastasse, ogni volta che mangia nuovo diventa più lungo. Questa è una variante appunto di Nibbler o di Snake, chiamato come cavolo che pare. Questo non gli giova. Per il povero biscione è sempre più difficile muoversi e solo con molta abilità riuscirà a divorare tutte le uova del giardino entro il tempo messi a disposizione ad accedere al livello successivo. Diciamo che la forma lascia un po' a desiderare, ma noi non ci facciamo assolutamente prendere in fallo e andiamo a vedere questo biscione, ragazzi, il cui nome originale del gioco è Crisp, no Crispy McBacon, Crisp soltanto con la c per finale. Allora, F1 Jock, 2 Jock, F1 iniziare, Fauna. Sì, è lui. Parapara. Questo, se non sbaglio, già aveva fatto anche una videosfida il buon Roberto Gregorini, se non erro, il buon. Un'idea di ATP, scusate. Però non vorrei sbagliare. Vedete, lo schema è assolutamente quello di Nibbler. Stavo per morire. Di Nibbler della Roccola. Urla Madonsca. Ba 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 ba. No! I comandi un po', insomma, lasciano un po' a desiderare per certi spostamenti, insomma, non è proprio il massimo. Ma noi non ci lasciamo intimorire, andiamo a fare subitissimamente. Come ho fatto la sfida? Oh, sempre lui. Ah, ricomincia, praticamente se non lo finisci ricomincia da capo, quindi. È questo il come si dice? Porca miseria. Una caratteristica del gioco è questo, che non esiste nel gioco arcade. Praticamente se tocchi la coda, quindi se tocchi la coda, o penso se c'è anche il tempo, se finisce il tempo, praticamente si va a ricominciare da capo. Sì, i livelli sono esattamente quelli di Nibble. Morto. Di Nibbler della Roccola. Poi, andate a vedere, ho fatto anche una bella recensione di Nibbler, ragazzi, che parla di questa sfidona, una delle prime sfide trasmesse in diretta streaming, oltre alla sala giochi Galaxy, insomma, in America. C'è stata tutta una storia, andate a vedere perché c'è un bel video dove vi spiego tutta la storia, appunto, del Man vs Snake, appunto, che c'è anche un documentario che fino a poco fa era su Netflix, ma ultimamente non l'ho più trovato, quindi penso che sia stato rimosso. Comunque, ragazzi, da che volemo dire? Questo è Nibbler, questo è il biscione, non c'è nulla da dire, ragazzi, bisogna insomma solo giocarlo. Diciamo che è una bella conversione, secondo me sono morto un'altra volta, prima di incazzarmi lo cambiamo. C'è una bella conversione, ragazzi. Boni. C'è una bella videosfida anche del buon, un'idea di ATP con altri che lo giocano, andatela a vedere anche quella. Allora. Terzo gioco, Gatto e Topo. Questo gioco è basato sulla classica lotta tra il gatto e il topo. Voi siete al controllo del topo che deve essere guidato lungo un dedalo di pianerottoli e scale. Il topo deve riuscire a mangiare tutti i bocconi di formaggio presenti nelle varie schermate per poter accedere quindi al livello successivo. Naturalmente, oltre a ingegnarsi per affrontare il formaggio, deve, per fare il formaggio, deve anche evitare il pericoloso gatto che lo insida. Miau! Andiamo a vedere. Il gatto e il topo. Il gatto e il topo, il cui nome originale è Cats and Mouse. Cats scritto con la K. Cats and Mouse. Cats Fluttering the Strats, com'era su coso? Come si chiama? Qui è bassissimo l'audio. Vabbè, lasciamo così, se no lo vado ad alzare. Premi F1. Forse vuole la porta 1. Attenta. Pronta a scappare. Perché non parte? E che rum? No. Sul film Grande Hotel Chelsea, però dillo, a figlia, quella che studiava in Germania, in Svizzera, a Cats, com'era? Parla di un gatto che muore, che il padre era Montesano. Dai, su. Camera 1, ma che è? Camera questa oppure camera nel senso di stanza? Sì, ma chi prima che comincia ci vuole 40 minuti? Guarda, ovviamente non posso scendere.
Livello 1 offerente. Bello il modo come cambia livello. Ah, non è, cambia solo i colori. Siamo nel livello. Ah no, stavo diciamo del livello notturno. Invece nel livello notturno ho un pezzo de cazzo. Poi si chiama cazzo proprio così. A pets of cats sarebbe, no? Io posso saltare? Sì. Non salta troppo, però, eh. Ah, il gatto che sta lì. Il gatto che si ferma e mi aspetta è bellissimo. Questo dovrebbe essere un bughe. Aspetta. No! Che. A cats stride in the streets. Cavolo. Habdu. Jabdu. Gatti and bada. Camera 2, ci siamo rotti di scatto. Comunque non è brutto, non è brutto, ragazzi. Recuperatelo perché questo non è brutto, ve lo posso assicurare. Come dice il buon Dancone, grande amicone. Salute, un salutone anche a Dancone. Ma noi andiamo subito, speditamente avanti. Andiamo a fare il quarto gioco, appunto, che risponde al nome di Agente Segreto. Potrebbe essere Impossible Mission? Chi lo sa? Dio svizzero, non lo sappiamo. L'azione si svolge in uno studio cinematografico attraverso il quale dobbiamo portare a spasso un agente segreto alla ricerca di importanti documenti, quesiti e risposte. Questo è un suggerimento della redazione. Una volta trovati i documenti, il nostro intraprendente eroe deve portarli nella stanza del computer per riuscire a mettere insieme i quesiti con le relative risposte e decifrare così i codici segreti. Naturalmente, gli eventi non si svolgono senza pericoli. Lo studio è infestato da micidiali cineprese che tenteranno di far perdere tempo prezioso al nostro amico. Per difendersi, la gente potrà chiamare in suo aiuto Superman. Anche al suo posto potrebbe arrivare Catwoman, il quale causerà più male che bene. C'è sta un mischiaticcio di cose, ragazzi. Togliamo l'agente segreto, andiamo a vedere di che cosa si tratta. E soprattutto il nome originale è The Adventures of Bond, Basilot Bond. Oggi sto facendo veramente i numeri, eh. Vediamolo, vediamolo, questo The Adventure. Oh, ah, questo l'abbiamo già giocato, l'ho già giocato. Sì, questo l'abbiamo già giocato. E chi qua? Superman. Superman, l'uomo più forte della galassia? Brown Dovenato. E sì, ma io ogni schiaccio. Chi è, oh? Ah, ogni schiaccio praticamente arriva un supereroio. Che è qua? Non c'è niente. Qua non c'è niente, già detto con molta. Che è questa? Qui non c'è niente. Ma come lo fa per pigliarlo? Ah, you picked. Allora questa si pigliava. Ah, una potente calamita. Che prendiamo? Prendiamo la maglietta oppure la calamita? Le porte vanno aperte. Che ci famo con la calamita? E dove stanno tutte ste bottie oltre che a casa tua? Già mi sono citato io, eh. Andiamo un po' a vedere qua. C'è un'altra porca. Entriamo in questa porca e ci riporca all'inizio del gioco. Possiamo. Che è? Oh, mi sono. No, qui sto sempre. Io questo mi ricordo della musica, una serie live, ma adesso sinceramente non c'è un cavolo. Ci abbiamo il teletrasporto, penso che sia quella cosa che fai quando tieni schiacciato. Questo che cos'è? Un vaso da notte? A vase of not? Niente. No, 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 non gliela posso fare, non gliela posso fare, ragazzi, non gliela posso fare. Sei in un corridoio e non trasporti nulla. Trasportami. Ah, forse devo portare le cose. È troppo forte che quando schiacci. Forse lo devo mettere qua nel vaso di Pandora. Pandora's Base. Niente. Niente. Vabbè. Vabbè, dopo sapete. Che io mi agito, non mi fate agitare e quindi mettiamo il quinto gioco. L'imbianchino! L'imbianchino, controlli un imbianchino e devi pitturare una vasta area rappresentata da una griglia irregolare. Il tuo scopo è guadagnare punti scorazzando in lungo e in largo sui lati dei vari quadrati, chiudendo delle aree con un percorso completo. Questo potrebbe essere Amidar.
o amico, insomma, di Konami. Naturalmente non è tutto così semplice come può sembrare. Perché? Perché la tua corsa è disturbata dai soliti omini ostili che cercano di catturarti inseguendoti sui vari lati. Fortunatamente puoi evitare i disturbatori, oltre che fuggendo, anche versando un po' di olio sul tuo cammino. Questo farà scivolare i tuoi inseguitori, liberandoti dalla loro minacciosa presenza per un breve ma prezioso momento. Una volta completato il percorso, avrai la possibilità di guadagnare punti bonus per poi accedere al successivo livello che ti mira. Sempre più agguerriti, insomma, nemici. Potrebbe essere il buon Amidar o amico, che dir si voglia. Andiamo a fare l'imbianchino, il cui nome originale è Pesky Painter. Pesky Painter. Questo, ok, che dobbiamo fare? Runne, Vami, per questo chissà perché lo carica così. Eccolo qua il Pesky, che ti ho detto, vai. Vai! Io qua lo so! Ah, questo sotto, io guardavo il rosso! Sì, è un clone, diciamo, un clone di Amidar, via! Niente, ci ho messo mezz'ora a capire chi ero. Io guardavo quello rosso e dico, ma schiaccio da una parte perché mi va dall'altra? Perché sono un idiota assoluto, un babbuino, come dice Babbo. Senza né arte né parte, qui sì, come Amidar, vedi, già i tre salti a disposizione. Penso che c'hai tre salti a disposizione, sì, infatti ho i punti, come cazzo volo si chiama, gli asterischi dovrebbero essere i miei zompi, invece il 3 in alto sono le vite, appunto, fatte in un modo così un po' stilizzato, quindi a livello di gioco, se fosse come Amidar, dovrebbe darci, quindi al completamento dei quattro angoli, ci dovrebbe dare il menudo, ho già scritto. E che ti ho detto? Sì, è un clonazzo di Amidar. Vedi adesso. Ah, però in Amidar te rimani, invece qua praticamente è solo un fatto che non sono nocivi per quel piccolissimo lasso de tempo. Guarda, guarda quello. Francese, porco due, porco, levo, boia levo, boia mavo. Anche la musica è la stessa di Amida. Adesso qua, se fosse così, c'è il bonus esatto che dobbiamo acchiappare. Quindi sì, è un clonazzo proprio di Amida, però cambiava nome perché abbiamo detto che il nome originale. Ciò che fa? No, no. Ah, no, come dice il buon Ibe quando siamo in live che stiamo disegnando, il buon Ibe. Ah, no. Sì, esatto, uguale. Il secondo livello qua, praticamente adesso non puoi lasciare, vedi, se lasci troppo spazio. Se lasci il penel praticamente. Ah, che testa di cazzo. Cioè, non puoi fare due blocchi contemporaneamente, devi lasciare comunque. Devi sempre rimanere attaccato, diciamo, alla pittura, alla pettura. Vai, che andiamo a vedere il sesto. Tanto questo, ragazzi, lo conosciamo. Comunque, questo bel gioco, ricordiamocelo, l'imbianchino. Perché comunque è stato un bello scoprire, insomma, un bel riscoprire un buon imbianchino, diciamo che comunque si lascia giocare molto molto piacevolmente e noi siamo felicissimi perché il nostro scopo appunto è divertirci, nient'altro, niente, lì avevo finito i salti e lui ovviamente mi ha mannato subito, mi ha scagliato contro i Gremlins in modo che io... Oh, ho sbagliato, no. Ok, il prestinaio, che non so che significhi, però aiuta un povero prestinaio... Prestinaio a sfornare quante più pagnotte, ma si chiama prestinaio? Giuro che non lo sapevo. Sto facendo una figura di merda. Scusa, era maestra. Io chiedo scusa, era maestra mia. Non sapevo il significato di prestinaio. Lo sto scoprendo oggi a 47 anni. A sfornare quante più pagnotte puoi caricarle su un camion entro le 5 di mattina. Non è un lavoro per me perché io fino alle 8 non pio manco fiato. Il forno è automatizzato, ma alcuni procioni. Ah, questo già ho capito di che si tratta. Questo è un altro cazzo. I procioni dispettosi rendono la vita del prestinaio veramente difficile. Infatti, rubano pagnotte, fermano le macchine della catena di produzione e come se non bastasse, il loro morso è fatale al nostro amico. Ma fortunatamente il prestinaio, comunque, munito di una speciale pistola che addormenta per pochi secondi i procioni, permettendogli di allontanarli. Con un buon calcio, pac! Ovviamente, sbagliato. Ovviamente, allora il prestinaio. Allora, ovviamente, stiamo parlando, ragazzi, del gioco originale. Si chiama Comic Bakery e in questo caso è il prestinaio. Poi, ragazzi, insultatemi nei commenti perché sinceramente non sapevo di questa parola. Non sapevo che si chiamasse così. Preparati, prestinaio. Sì, è lui, è lui. E qua dobbiamo fare sì, e poi.
qua gli potremmo dare una bella botta ai brogione. Poi te li dici su e che lui tanto mi tira giù, orlo madonni, ecco. A posto. Questo, guarda ragazzi, ogni volta che lo gioco per qualsiasi sistema è sempre una cazzatura. Gioco veramente di una difficoltà, difficoltà abbastanza importante. Vedete sopra c'è anche una sorta di mappa, come si può chiamare, leggenda mappa, insomma, che ti spiega dove sei a livello di catena di montaggio e ti dice quali sono fermi. Infatti l'ultima, sto bastardo me l'ha bloccato. Adesso dovrebbero iniziare a uscire le tolte, spero, prima che... Eccola qua. Eccoli qua, le torte, ragazzi. Intanto sopra c'è progioni di su, progioni di giù, la 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 lu. Farò proprio la canzone, è proprio questa. Se non sta fermo quello. Te vedo. Spingi, non fa finta, spingi, spingi, non fa finta, spingi. Adesso io guardo. No, non va via più, Toh. Io ce l'ho. Ah, i colpi. Sì, ce l'ho contati, mica mi ero accorto. Io stavo a sparare come un babbuino del Biafra Nord. Che me ne frega a me. Sparavo, spara, spara. Dai che ci siamo. Guarda questo, Toh, buttalo via. Vai. Tanto mi ha fermato la trotta. Ah, mi ha fermato la macchina laggiù. Fammi buttare giù una torta, porco il demonio, porco. Accennate dentro quelle. Ma perché accennate? Perché fermo? Ma non c'era due cose. Io mi sto incazzando, Guarda qui, guarda qui. Niente. Niente, guarda, mi sta pigliando i nervi! Porco il demonio! Allora, non è possibile, no? Basta, fammelo un altro perché questo mi ha sempre fatto cazzare, diciamo. Via. Confo, ovviamente, ragazzi. Vi sentirete come Bruce Lee affrontando questa difficile prova in cui farete sfoggio di tutte le vostre conoscenze nel campo delle arti marziali. Il vostro scopo è quello di diventare il Gran Maestro, ma per raggiungere questo importante traguardo dovrete prima sconfiggere 10 campioni di karate e lotta orientale o karate. Non impegnandovi al massimo e usando una combinazione di 10 differenti, solo impegnandovi al massimo usando una combinazione di 10 differenti mosse, potrete superare i vostri avversari insuperati maestri di diverse discipline. Niente. Vabbè, sarà Yar Kung Fu, dai, sarà Yar Kung Fu di Konam, molto probabilmente, spero, vediamo, e infatti è Yar Kung Fu della Konami. Forza e coraggio, questo è molto bello, molto bello. Un giocatore, due giocatori. Eccolo qua, Chumbu, come si chiamava? Kumbluju, Fubuju. Uno si chiamava anche Buju. Questo lo giocavo tantissimo, all'epoca ero anche diventato bravino, ma fammi capire mosse. Boom, bella musica. Questa, ragazzi, conversione da arcade, veramente. L'ho massacrato! Grande. O sono io quello che busca? No. Questo, ragazzi, c'è una bellissima conversione anche per MSX. Andate a recuperare, che secondo me è molto molto valida. Non vi dico di più perché a me la grafica mi piace anche di più su MSX. Poi uno magari dice sulla giocabilità, magari potrebbe preferire l'una o l'altra versione, ma a livello di grafica, guarda questa stronza qui. Come si chiama questa? Flora Fauna? Come si chiama? Floriana? Come si chiama questa? Non mi ricordo mai. Vabbè. La Chun-Li de Noantri, via. Livello di Kung Fu sfidante, siamo allora al livello sfidante. A che mi sfidi? Io ti sfido alla zampa di ferro. Ah, alla faccia della zampa. E forza e coraggio, niente, gli abbiamo vinto un incontro, ragazzi. Porco, dove mi fai vedere i comandi? In giù è questa, indietro è questa, sopra è questa, e lui è saltato, mi ha ammazzato per l'ennesimo, ragazzi. Vi lascio così con questa sconfitta, anzi no, fase 2, voglio fa. Sta stronza. Come dire, Tancone. Oh! Oh! Fagli un graffio e mandalo via. Oh! Oh! Porco il demonio. E no! Ma perché adesso questa è diventata subito difficoltà smodata? Immediatamente. Il primo, insomma, mi ha fatto vincere, ma niente. Perso. Ho perso. Livello sfidante, niente, ragazzi. Non a che mi sfidi, non ti sfido più. Allora, ragazzacci,
Eccoci qua, siamo giunti al termine anche di questa puntatona dedicata appunto alle cassettine dall'edicola. Ragazzi, siamo nel marzo del 1986, siamo su Top Play Games. Abbiamo giocato sette grandi titoli per il Commodore 64 o 128. Ragazzi, andate, come dicevo all'inizio, andate a visitare il canale di Angelo, mi raccomando, perché è veramente, veramente bravo, e quindi mi sento di fare questa sponsorizzazione, tra virgolette, perché è un amico e quindi ci tengo particolarmente. Ragazzi, cassette da edicola sempre e solo su Stara Giochi 1980, ma non è vero perché le fa anche Angelo, le fanno anche altri, ma io penso di aver iniziato tanto, tanto, tanto prima. Comunque sia, ragazzi, Stara Giochi 1980, Alex, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!